Buongiorno a tutti dallo Student IG. È qui con noi Enrico Menegatti, che rappresenta l'ufficio stampa della SPAL. Da questa stagione sportiva la SPAL è in autoproduzione, ma che cosa significa? Autoproduzione significa che la Lega Calcio Serie A dà la possibilità a tutte le società di potersi autoprodurre, cioè quindi produrre a livello televisivo l'evento gara. Come SPAL abbiamo deciso proprio in questa stagione di autoprodurci e quindi abbiamo messo insieme una serie di soggetti che appunto arrivano alla produzione finale della partita. Prima c'è SPAL, Sky che è il nostro produttore, il service che Sky ha contattato, che in questo caso è Cinevideo, e la Lega che comunque è la coordinatrice di tutto quello che è la messa in onda appunto delle immagini attraverso il coordinatore di produzione, il regista e l'assistente regista. Nello specifico abbiamo delegato Sky alla gestione di tutto quello che riguarda l'aspetto del compound o TV compound, che è praticamente la zona all'interno dello stadio dove arrivano i mezzi della produzione, quindi la regia, i mezzi di appoggio, l'el tower e altri servizi che sono appunto all'interno del compound e permettono la messa in onda delle immagini. Sky gestisce questo, il service gestisce tutte quelle che sono le telecamere all'interno dello stesso stadio, quindi le 11, 12, 13 o 14 camere, dipende poi dallo standard produttivo, e la regia della Lega arriva e quindi decide quali sono le immagini da mandare in onda. Quindi in questo caso il regista decide voglio lo stacco sulla prima, voglio lo stacco sulla seconda, oppure utilizzare le altre camere che ha a disposizione. Buongiorno a tutti dallo Student IG. Oggi, sabato 16 marzo, ci troviamo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per scoprire chi gestisce l'organizzazione della comunicazione e con quali tecniche e strumenti avviene. Inoltre, assisteremo all'intervista flash in un'area privilegiata in cui un calciatore rappresentativo per squadra verrà intervistato in esclusiva. Infine, cercheremo di rivelare al pubblico quello che avviene dietro le quinte da parte di una sottile e imponente organizzazione che regge tutta la comunicazione dell'evento. Nel vostro lavoro, a cosa bisogna porre maggiore attenzione? Ma le variabili sono tante, perché abbiamo parecchie telecamere, parecchie cose che devono funzionare nel modo giusto. Sicuramente ogni persona è fondamentale nella catena per far funzionare tutto al meglio. Siamo 5 nel gestire replay, ognuno deve seguire le proprie camere per farsi trovare pronto alla chiamata del regista. Quante ore prima montate l'attrezzatura e le telecamere? Noi siamo costretti a venire il giorno prima, perché già la sera precedente alla partita il mezzo deve essere consegnato alla Lega Serie A. Qual è il suo ruolo? Praticamente qua è da dove arrivano tutti i segnali delle regie mobili che ci sono qua nel TV Compound, e da qua vengono trasmesse alle varie centrali operative. Questo è il punto di partenza dove la partita viene trasmessa in tutto il mondo. Quali sono le cose più importanti alle quali fare maggiore attenzione durante la diretta? Dunque, durante la diretta diciamo la cosa principale è seguire che tutte le varie fasi produttive siano coerenti con quanto pianificato dalla Lega Calcio. Cosa deve controllare la Lega affinché vada tutto bene? Ma allora, noi principalmente ci occupiamo degli aspetti televisivi, quindi tutte le informazioni relative alle interviste, posizionamento delle telecamere, siamo in costante collegamento con la regia della partita in modo da poter dare tutte le indicazioni. Ci troviamo nella flash zone dove, come potete vedere alle mie spalle, stiamo assistendo a un'intervista esclusiva da parte dei giornalisti al giocatore rappresentativo della squadra locale, Andrea Petagna. Ci può spiegare un po' come funzionano le riprese, come vengono nominate? Prima dell'inizio della partita, un paio d'ore prima, c'è l'arrivo degli arbitri e viene fatto un test se funziona il dispositivo che hanno loro al polso, che è un orologio. Quando la palla entra in porta vibra l'orologio dell'arbitro, si chiama ref test, test degli arbitri. Poco dopo si fa una sincronizzazione di tutte le telecamere, che si chiama clap test. Tutte le camere vengono messe in sync, cioè in sincrono, affinché quando c'è un passaggio da una camera all'altra non ci siano salti temporali. Questo che abbiamo oggi è uno standard C, e diciamo che è un livello medio, quindi abbiamo sulla tribuna centrale, ci sono due telecamere,
una che fa il gioco largo. Qual è la cosa più importante da riprendere? Io praticamente la mia camera, se vuoi fare anche un'inquadratura di questa immagine qua, ti fa proprio la partita, campo largo, gli schieramenti, come si sviluppa il gioco. E l'altra a fianco è quella che fa il gioco stretto. Ci sono altre due telecamere che sono i 16 mezzi, che sono in linea con l'area di rigore, che queste sono più telecamere dedicate per il fuorigioco. Sul campo ne troviamo, a seconda appunto degli standard, troviamo comunque sempre questa, che è quella telecamera centrale che viene staccata sul gioco, sulla parte centrale bassa. Nel vostro lavoro, qual è la cosa più importante da tenere d'occhio mentre operate? Ma in base al punto macchina, i riferimenti appunto del punto macchina in questione, quindi ogni telecamera ha un suo compito. Oggi abbiamo una Steadicam che lavora sul lato sinistro, perché è il lato più libero, dove non c'è la presenza del guardaline, e quindi si fa tutta la parte di gioco su quella parte di fascia là. In questo caso abbiamo due telecamere retroporta che sono differenti da tutte le altre, sono super slow motion. Che tipo di ottica è questa? 99x della Canon HD 4K oltretutto. Un occhio dentro e un occhio fuori per vedere cosa si può dare. Alle mie spalle abbiamo la tribuna stampa, dove siedono i giornalisti e i cronisti radiofonici delle radio locali e nazionali. In questo momento si stanno preparando prima del grande match. Se volesse intraprendere questo lavoro, cosa dovrebbe fare e apprendere dopo la scuola superiore? Allora, innanzitutto deve averlo nel sangue, questo lavoro, avere veramente tanta passione, però alla fine la pratica la fai sul campo. Come bisogna fare per potersi proporre? Devi sempre partire da dei livelli, diciamo, bassi, con tanta umiltà, vedere soprattutto cosa fanno gli altri. La strada deve sempre partire da quello che dicevo prima, che è la passione. È un lavoro molto molto particolare, però è un lavoro che sicuramente non cambierei con niente. DavidSoniaBeats.com. Purchase your tracks today.